Una medaglia e un attestato che racchiudono anni di sacrifici per raggiungere un trionfo sportivo. Il CONI ha assegnato questa mattina a Palazzo Galli stelle al merito sportivo a dirigenti e società che si sono distinte per il loro operato volontario e disinteressato a favore dello sport. Palme al merito tecnico, ad allenatori che hanno portato atleti a risultati di rilievo o che hanno favorito la diffusione dello sport giovanile. E le medaglie al valore atletico, ad atleti che hanno raggiunto risultati di rilievo in ambito nazionale, continentale o mondiale. Lo sport è la parte principale, penso, della vita, è una cosa che ti cambia la vita e ti fa vivere sicuramente, se si ha le possibilità, è meglio. Ci vuole tanti sforzi, non è un lavoro normale, è un lavoro più bello sotto certi punti di vista, più difficile sotto altri, però alla fine ci si ripaga di grandissime soddisfazioni. Questo premio per me rappresenta tanto sacrificio, non solo per me, più che altro per la famiglia, perché io vesto anche la veste militare, quindi devo portare via la famiglia, oltre allo sport, anche la vita militare. Quindi la dedico alla famiglia questa premiazione. Fare il dirigente sportivo oggi, un ruolo difficile anche da spiegare davanti a tanti studenti. Sì, è più difficile sul piano culturale che organizzativo. Cioè, oggi organizzare una società sportiva è abbastanza facile. È organizzarli in un certo modo, cioè che certi concetti vengono assimilati dalla società sportiva. Come ho detto nell'intervento, chiaramente se si lasciano fuori i disabili, se si lasciano fuori quelli che non hanno i numeri per diventare dei campioni, la società sportiva ha poco valore etico, attenzione. Poi può darsi che vinca il campionato del mondo, tutti sono contenti e viva, ma 100 persone non hanno avuto niente dalla società sportiva. Complessivamente i premiati sono Giorgia Bronzini, Igor Vallisa, Lino Maschi, Andrea Lovotti, Franco Valisa, Giacomo Borgonovi, Polisportivo Libertas Calendasco, Franco Paratici, Loris Antonio Burgio, Luigi Carini, Alex Carella, Salvatore Chiuri, Claudio Fanzini.